Buongiorno carissimi, bentrovati in questa terza domenica del tempo ordinario. Oggi per il quarto anno viviamo la giornata della domenica della parola di Dio e non poteva esserci liturgia della parola più bella anche per poter introdurre questa giornata voluta da Papa Francesco fin dal 2019. Il libro del profeta Isaia, che ci richiama un po' il tempo del Natale, ci parla di un popolo che camminava nelle tenebre, che ha visto una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. E la luce che viene a portare è la lampada per i nostri passi, è la parola del Signore, è il Gesù che viene a illuminare il nostro quotidiano, come ha illuminato il quotidiano dei quattro discepoli che nel brano del Vangelo di oggi, Matteo capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 23, ascoltiamo. Mentre Gesù camminava, vide due fratelli, poi ne vide altri due, li chiamò per seguirlo e lasciarono tutto, anche il padre nella barca, lasciarono le reti e lo seguirono. Allora, in quella quotidianità, in quella ferialità, il Signore ha parlato e ha fatto un invito, accogliendo quella parola, perché l'invito viene in virtù di quella parola pronunciata, i discepoli lo seguono. Perché Gesù è venuto a riprendere in mano, a proseguire quello che è il cammino iniziato da Giovanni Battista: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Gesù che lascia Nazareth per andare a Cafarno, che va nei territori di Zabulon e di Neftalim, del nord, ai confini, quei popoli, forse quelle zone dimenticate, le periferie di cui anche spesse volte parla Papa Francesco. Beh, in quei luoghi Gesù va per annunciare la parola: convertitevi, cambiate. Quella conversione che è paragonabile un po' a uno zaino, potremmo dire, per fare una scalata in montagna. Cosa ci mettiamo? L'essenziale, il di più lo lasciamo fuori. Lasciamo fuori l'inutile, lasciamo fuori il peccato dalla nostra vita, le azioni che non sono secondo il cuore di Dio, che non portano nulla di buono, e ci carichiamo soltanto delle cose necessarie, della parola di salvezza, della grazia che viene da Dio. Allora San Paolo ci invita a essere unanimi nel parlare perché non vi sia una divisione tra di voi. Le divisioni sono dettate un po' dalla parola che utilizziamo, che spesse volte è quella di discordia più che di comunione, mentre la parola che siamo chiamati a seminare è quella parola che crea il ponte fra il cielo e la terra, il ponte fra gli uomini, l'unione. L'unione, non la divisione. La gioia di cui parla anche il profeta Isaia, quel giogo che è stato spezzato e perché ci è stata annunciata la salvezza, che è il Vangelo, la buona novella, che viene in mezzo a noi. Pertanto facciamo nostre le parole del versetto del Vangelo. Gesù predicava il Vangelo del regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo, perché se questo regno dei cieli è vicino, si è fatto prossimo. Dio ha visitato la nostra quotidianità, la nostra vita, la nostra esistenza. E allora sentiamoci visitati, sentiamoci amati, guardati e accogliamo l'invito che il Signore ci fa a quella conversione, a quel cammino di vera felicità e di santità. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa domenica e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.